diretta punto a punto. In collaborazione con Banca Popolare di Novara. Le tue radici, il tuo futuro. Eccoci che torniamo in diretta, vi avevamo detto di rimanere con noi nel corso di questo pomeriggio perché comunque ci sono delle novità che prima della fine vi daremo con i risultati della prima categoria. Come sapete in eccellenza e promozione si è giocato giovedì, tra l'altro una curiosità, noi eravamo sicuri e quindi pensate alla beffa del fatto che il Marano avesse praticamente con la sconfitta maturata a Gozzano avesse perso l'opportunità del secondo posto. Invece c'è stato il gol che ha cambiato le sorti di tutto quanto subito nei tempi di recupero, che ha tolto praticamente il Borgomanero dall'opportunità di aggancio per la differenza reti eccetera eccetera, classifica avulsa, per cui il Marano che malgrado la sconfitta conferma la seconda posizione e che aspetta nel secondo turno dei playoff lo spareggio tra Borgomanero e Verbania, che voi che lavorerete il primo maggio, perché il primo maggio è la festa dei lavoratori e io non vengo. Oh, ma che scherziamo? Io ho deciso di non venire, loro sono dei crumiri per stare attaccati a quei 200-300 mila euro che guadagnano alla trasmissione. A trasmissione. Beh, a settimana, vieni una volta alla settimana. Infatti. Niente da fare, non sono riuscito a convincere. Sarà un tour de force il primo maggio, perché ricordiamo che alle 12:30 Novara Siena. Tempo di prendere due interviste, volare qui e seguire questo. Dove troverai Valentino Valentina che ancora sta cercando di convincermi di non fare quella conduzione. Fa no, non puoi lasciarmi con Danny. Salutiamo Valentina! Ciao Vale! Ciao Vale, ce la faccio, ci resisto, grazie Vale. Che oggi ci darà una mano ovunque si troverà, perché raccoglierà i risultati e ce li manderà. Redazione sguarnita e noi piangiamo, tutti i dirigenti calcistici oggi saranno orfani senza la nostra Valentina. E poi vi dicevamo che in prima categoria invece si gioca, c'è questo spareggio molto interessante fra il Bellinzago e il Momo. Abbiamo un minutino e allora mandiamo un'altra intervista, quella relativa a Laurent Lanteri, che normalmente, diciamoci francamente, che nessuno si aspettava potesse diventare protagonista in questo finale di stagione. Peraltro direi che ha giocato benino nella drammatica domenica di Bergamo contro l'Albino Lef, perché ha avuto diversi spunti. Ieri oggettivamente si è visto poco, ha fatto poco, non è stato utile. Credo che il tentativo di Tesser fosse quello di allargare un po' la difesa piacentina mettendolo sull'esterno e provando a mettere qualche pallone dentro, non c'è mai riuscito, quindi è stato poco utile, anche perché nel qual caso avesse messo qualche pallone dentro, se non c'era Rafa Rubino. Non c'era Rafa Rubino. Vabbè. Andiamo ad ascoltarci Laurent Lanteri con questo, come sentirete, questa pronuncia veramente meravigliosa, un po' meglio la sua, devo dire. Di dov'è? Laurent Lanteri, della France. Sentiamo Laurent Lanteri, attaccante francese del Novara Calcio. Abbiamo fatto la partita, abbiamo preso due gol su calci piazzati di nuovo, col secondo ha fatto un gran gol Guzman e poi sul primo un calcio d'angolo si può stare, però peccato per tutte le occasioni create, solo un punti a casa un po' amaro. Abbiamo preso due gol, ma non sono tanti errori nostri, dobbiamo anche dire il merito alla squadra avversaria che ci ha creduto fino al fondo. Poi palo di Bertani, sì, ma non c'è anche il tiro di Bertani in primo tempo, quello di Motta, quello di Raffa, cioè occasione ce le siamo create, quindi questo è una soddisfazione perché abbiamo fatto la partita noi e poi peccato per il 2-2. Siamo dispiaciuti perché quando crei tanti palagol così, tornare a casa col pareggio è sempre un po' fastidioso. Mi contento per la prestazione, la squadra, quindi no, cioè, possiamo dire che è un buon pareggio. Io sono contento di essere entrato, ho dato il massimo e poi vediamo la prossima volta. Tanto è importante che il Novara continui ad andare avanti, quello è il più importante di tutto. Beh, questo sicuramente è importante che vada avanti il Novara, se l'Anteri fa più o meno bene, già noi siamo ci sta anche simpatico, però insomma. Vabbè, con tutto il bene che posso volere a loro l'Anteri, però. L'Anteri è giusto che. È giusto che tagliamo, cosa abbiamo? Un brano? È giusto che. No? Titoli del GR, allora andiamo a ascoltarci i titoli del GR.
Berlusconi alla convention per la Moratti, vincere per rafforzare il governo. Morte a Arrigoni, trovato il mandante, confessano i killer. Libia, ministro francese, la guerra potrebbe essere molto lunga. Calcio questa sera, il Napoli contro l'Udinese, vincere per restare sulla scia del Milan. Questo ed altro tra poco nel nostro notiziario. Punto radio. Punto radio. Punto net. Punto radio. Punto net. Che viva la radio. Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go. Punto. In collaborazione con Banca Popolare di Novara. Le tue radici, il tuo futuro. Uè, qui non segna più nettuno. Come no? No, che ha segnato? Ha segnato la Lazio. Ma già è vero. Cernanes. Mi ero dimenticato. Quindi Catania 0, Lazio 1. Poi in prima divisione Lega Pro abbiamo... Niente, abbiamo il raddoppio del Como, quindi sempre più Como. Il gol del Pergo Crema contro il Sud Tirol. Alfadige. 1-0 e Spal Reggiana 1-0. Cos'hai mangiato? Del Sud Tirol. È stato poi, se abbiamo due minuti, ti racconterò cosa mi è successo in Sud Tirol. Abbiamo due minuti?
Era quando, ci interessa quando, sì, quando ci sono stati i playoff di C2 sul Tirol, può essere un 10 anni fa. Ecco, io mi ricordo, ero un giovane, ero un giovane neopatentato. Adesso svelerò se mia mamma mi sta ascoltando domani. Oh, stasera non mi trovo. Signora Faranno, buongiorno. Noi avevamo, io e i miei amici avevamo prenotato dei posti sul pullman organizzati da un simpatico ultras in quel pullman, 8 ore prima della partenza per andare su Tirol. Novara era scomparso e quindi l'organizzatore con i soldi. E quindi noi abbiamo detto non possiamo mancare playoff, quindi saliamo su questa macchina e senza neanche sapere dove era sul Tirol, ho guidato fino in sul Tirol e siamo andati a vederci sul Tirol Novara, me lo ricordo benissimo, 0-0 o 1-1, no 0-0 con Pippo Resta che fece l'esordio in pubblico, mi ricordo, lui aveva ancora la nomina di vicepresidente, era venuto con i Mastagni nel settore ospite per vivere intensamente quel playoff. Che salutiamo Pippo Resta. Eppure io la gioia più grande l'ho provata a Fiorenzuola, e ditemi quello che volete, io quella gioia, perché lì stavamo morendo, Marco, se noi quella partita la perdevamo eravamo morti. Insomma, lì è il crocevia della storia novarese. E allora qui mi consenti di fare invece un saluto vero? Ne abbiamo già parlato di questa persona. Io vorrei salutare Sergio Borgo, senza la cui tempra, oltre che professionalità, davvero non saremmo qui oggi. E questo lo sa bene Massimo De Salvo, che lo dice tranquillamente, lo sa molto bene Pasquale Sensibile, che è una persona di un'intelligenza suprema. La prima volta che l'abbiamo intervistato ed è venuto qui, ha ringraziato pubblicamente Sergio Borgo, svelandoci che lui è stato convinto da Sergio Borgo a venire a Novara. Sergio Borgo non si è dimenticato del Novara. Adesso ti svelo un aneddoto. Noi, io, Paolo e Massimo, tutte le volte che andiamo in trasferta, prima, entro i 100 chilometri della trasferta, mandiamo un messaggio a Sergio Borgo, molto simpatico, molto, perché ha sempre portato quasi bene, e lui ci risponde sempre simpaticamente, e stava per venire con noi a vedere cos'era, Empoli, poi però per impegni di lavoro. Sergio non si è dimenticato del Novara, lo sta seguendo, è uno dei primi tifosi, quindi per tutti quelli che pensano che Borgo... Vabbè, ma chi è che può pensare? Ma qualcuno lo pensa. Sergio c'è sempre, è nostro tifoso ed è pronto a festeggiare con noi il sogno. Dopodiché credo nessun rimpianto per noi, né tanto meno per lui, perché a un certo punto era giusto, c'è un limite anche dei rapporti, le storie d'amore nascono, crescono e poi finiscono, però non per questo non bisogna parlarne con... Le strade si sono divise perché era arrivato il momento di dividersi, certo. Non si è fatto nessun dramma, come non si dovrà fare nessun dramma se, ma dico se, come sembra, cambieranno molte cose. Ma perché le voci interne dicono che Sensibile non se ne va? E qui ve la buttiamo lì. E io ti dico un'altra voce, e io invece so di voci che dicono che se ne va sia Sensibile che Tessera. Tutte e due nella stessa squadra. Soprattutto se questa squadra farà il miracolo e rimarrà in Serie A. Ma allora lanciamo, rimarrà, andrà in Serie A. No, rimarrà. Perché tu non sai di chi sto parlando. Ah sì. L'abbiamo nominata prima, il pezzo genovese. Sì. Sembra, voci dicono che entrambi vadano alla Sampdoria. Voci, eh. Ragazzi, che cosa ne pensate? Perché non ci scrivete? Cosa abbiamo? Un brano adesso? Ma abbiamo qualcosa? Sì. Allora, ascoltiamo un brano e ci scrivete 389-9696-960. Oppure ci telefonate anche allo 0322-198-3022 e ci dite che cosa ne pensate. Secondo voi resta Sensibile, resta Tessera oppure vanno via uno?